abbiamo invitato, grazie a Nokia Trends Lab, i Supernova. Oggi parleremo quindi di software come Ableton Live 8 per fare musica direttamente con le macchine, chiamiamo così, quindi con la nuova tecnologia. I Supernova tengono diversi workshop legati proprio a queste tecnologie. Sono Emiliano Nencioni e Giacomo Godi. Sono un musicista e un DJ. Da 2 anni hanno portato avanti il progetto Downtown, che è diventato anche un loro album, uscito ufficialmente su etichetta Sony BMG nel 2007. Nel 2008 hanno fondato un'etichetta, la Lapsus Music, dedicata alla musica per clubbing, quindi musica destinata ai dance floor. E quest'anno sono diventati, come dicevo prima, mentor di Nokia Trends Lab. Quindi quello di cui parleranno Giacomo e Federico sono nuovi plugin e nuove funzioni legate proprio ad Ableton Live 8, nuovi plugs durante i live, nuove funzioni applicate in studio, nuovi controller MIDI completamente integrati con Ableton Live e l'uso dei controller in studio e dal vivo. Il DJ si sta evolvendo, il mestiere del DJ sta cambiando, stanno cambiando i luoghi dove il DJ va a suonare, non solo la discoteca, bar, disco bar, piazze, eccetera. Di conseguenza servono anche degli strumenti comodi da trasportare, che si integrino alla perfezione con quello che è il computer, perché il computer ormai tutti lo hanno, il DJ lo utilizza in studio per produrre e sempre più DJ lo portano in discoteca, lo portano per fare le serate. Qual è il grosso limite del computer? Il mouse e la tastiera. Stop. Di conseguenza servono degli strumenti che siano un'estensione fisica a quello che è il computer. Ma non solo a quello che è il computer, a quello che è il software, cioè a tutte quelle funzioni che il software del giorno d'oggi ci offrono. In passato noi siamo stati abituati a mixer e due giradischi o due lettori CD, con poche funzioni. Piano piano si sono evoluti, hanno inserito effetti, hanno inserito controllo stile scratch, loop e via dicendo. Però comunque sono apparecchiature attualmente ingombranti per certe situazioni. Dal mondo DJ è arrivata la richiesta di apparecchiature comode, trasportabili, che vadano ad emulare anche quello che è la console tradizionale. Dall'Omnicontrol, che è un MIDI controller per Traktor, Virtual DJ, per tutti i software in circolazione, comodissimo, trasportabile, con tutte le funzioni di una console tradizionale, ingombro minimo, scheda audio integrata per ascolto integrato. Allora ragazzi, allora, le novità di Ableton Live 8 sono: una principale è nel warping delle tracce. Ok, io ho semplicemente mattinetta Ecco, quella cornice rossa delimita le varie clip, cioè i vari campioni, le varie tracce caricate in Ableton, che possiamo controllare dalla matrice di pad. la fai registrando tutti i clip, ok? Registri tutti i clip, io mi sto registrando i clip dall'altra parte, no? Poi dopo stoppi, vai a stoppare e vai a tagliare e a ripetere o se è in loop, e quello l'edit come in tutti i programmi e poi costruisci la song esattamente come tu vuoi e dopo fai tutta l'automazione.